Buonasera a tutti, anche oggi siamo in diretta sulle pagine del Centro Studi Machiavelli. Saluto in primis gli oratori. Oggi abbiamo con noi una persona fantastica, l'onorevole Anna Cinzia Bonfrisco, eurodeputato della Lega e membro della delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO in Europa, esperta nelle politiche delle esperta politica nelle istituzioni italiane, prosegue il suo naturale percorso nelle istituzioni europee per l'Italia e per una rinascita dell'Europa delle origini. Poi abbiamo con noi Gianandrea Gagliani, direttore del magazine Analisi Difesa, esperto ovvero delle tematiche sulla sicurezza, consigliere del precedente ministro dell'Interno, Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli che ci ospita, Emiliano Caliendo, scusa Emiliano, collega giornalista, responsabile eventi della Youth Atlantic Treaty Association, che ringraziamo per averci raggiunto in extremis e che ringraziamo per la codiretta. Allora, oggi affrontiamo degli argomenti veramente belli e importanti e seguendo il percorso della prima puntata ci focalizziamo sugli interessi e sulle strategie dell'Italia e della NATO. Sull'Italia, oggi noi notiamo che questo governo non solo non ha assolutamente una strategia, né di breve né di lungo periodo, ma non sa nemmeno come governarle e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Riguardo la NATO, è un'istituzione molto importante, la quale, soprattutto in questi tempi, dove la UE, al pari dell'Italia, non ha una strategia sul governo delle migrazioni, può rivelarsi l'asso nella manica dell'Italia e dell'Europa. Evidentemente in Italia non con questo governo. Anna Cinzia Bonfrisco, ci renderà edotti su qual è lo scopo della NATO, in particolare delle sue basi dislocate soprattutto in Europa e come si potrebbe coinvolgere sul modello Kosovo, in Nord Africa e nei confini est dell'Europa, lato Medio Oriente. Gianandrea Gagliani ci renderà edotti sulle politiche migratorie adottate dall'Italia con il ministro Salvini, che, per inciso, voglio sottolineare, paragonate rispetto a quelle dell'Australia e del Giappone, come abbiamo visto nella puntata precedente, possono definirsi addirittura progressiste, e le strategie che l'Italia ha adottato e può adottare. Emiliano Caliendo rappresenterà la IATA e ci racconterà cos'è la NATO e cosa fa la IATA, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. Daniele Scalea invece ci rappresenterà come mai nella stragrande maggioranza dei migranti, la stragrande maggioranza dei migranti sia d'origine araba e o musulmana, proveniente per la maggior parte da paesi stabili che non soffrono di carestie e guerre, e qual è il nesso con la sicurezza e la difesa. Oggi siamo qui perché con gli illustri oratori approfondiremo, faremo conoscere, daremo una prospettiva e offriremo soluzioni sia strategiche sia innovative, come il coinvolgimento della NATO, che sicuramente il prossimo governo dovrà perorare. Non scordiamoci cosa ha fatto l'Italia per la NATO. Ricordiamoci appunto lo storico accordo di Pratica di Mare, poi purtroppo scemato a causa del premio Nobel per la pace, che ci ha regalato il disastro in Nord Africa ed in Medio Oriente, quest'ultimo peraltro già precedentemente devastato di suo. Sulla strada di Pratica di Mare, oggi più che mai è necessario proseguire non solo per le migrazioni, ma a seguito di questa pandemia anche su altri fronti che non potremo evidentemente approfondire in questa sede. Pertanto partirei da Emiliano Caliendo. Emiliano, per piacere, raccontaci la NATO cos'è. E cosa fa la IATA? Sì, riuscite a sentirmi? Perfetto, Forte e chiaro. vabbè. La NATO ovviamente è un'alleanza militare nata nel 49, quindi sono passati 71 anni dalla sua nascita. L'obiettivo nostro come IATA è quello di promuoverne i valori. Che cos'è IATA? IATA è un network giovanile nato nel 96 come dimensione giovanile dell'Atlantic Treaty Association, ossia l'associazione ufficiale che si occupa di fare da raccordo fra la NATO, quindi il mondo, se vogliamo, militare, e l'opinione pubblica.
A livello nazionale l'ADA è rappresentato dal Comitato Atlantico Italiano, di cui l'ADA è il capitolo giovanile. Quali sono i nostri essenziali obiettivi? Innanzitutto quello di sviluppare una rete, un network tra giovani che si occupano di tematiche di cooperazione internazionale e sicurezza, i quali sono due temi visti, diciamo, dall'opinione pubblica e dalla società in generale in maniera molto lontana, in realtà riguardano le vite di tutti noi. Basti pensare che la NATO va intesa non solo come un'alleanza di tipo militare, ma si occupa anche di altri ambiti. Pensiamo all'articolo 2 del trattato, che cita anche la cooperazione di tipo economico. La NATO inoltre ha dei corpi speciali che si occupano di protezione civile, quindi diciamo che è un'alleanza che offre un ampio raggio di settori. Oltre a ciò, a livello di attività, il nostro obiettivo principale è la formazione, cioè quello di dare ai giovani e giovanissimi una consapevolezza di quella che è la NATO e di quello che è il mondo NATO. Io, in quanto responsabile attività di Chiata Campania, lasciatemi citare un'attività a cui teniamo molto, che è quella dei workshop all'interno degli istituti di scuola superiore e dei licei, proprio per offrire ai ragazzi, come dire, una conoscenza di questi argomenti, a partire dalla NATO, ma anche tematiche di pregnante attualità, come ad esempio la cyber security. Per quanto riguarda il mondo accademico, organizziamo seminari con professori, ma anche ufficiali dell'esercito e del mondo militare, e per gli studenti di relazioni internazionali, scienze politiche o anche di materia economica o giurisprudenza, il nostro fiore all'occhiello è la simulazione del North Atlantic Council, che è una vera e propria simulazione dell'organo più importante della NATO, la quale avviene tramite un toolkit, se vogliamo, delle indicazioni che vengono fornite dalla NATO stessa, quindi un'esperienza in prima persona per i ragazzi che vogliono intraprendere una carriera di tipo diplomatico o comunque all'interno delle organizzazioni internazionali. Questo per dare, come dire, una panoramica di che cos'è IATA. Quindi ringrazio gli organizzatori, il Centro Studi di Machiavelli, Bernard e il dottor Scalea per l'invito. Non vedo l'ora di ascoltare l'onorevole Bonfisco e l'analista, il dottor Gaiani. Grazie. Grazie Emiliano, grazie mille. Allora, seguendo una scaletta che abbiamo organizzato, insomma, adesso coinvolgerei Daniele Scalea per raccontarci appunto come mai i flussi migratori sono per la stragrande maggioranza di arabi e o musulmani e provenienti per lo più da paesi stabili che non soffrono di carestie e guerre, e cosa ha a che fare soprattutto con la difesa e la sicurezza non solo dell'Italia ma dell'Europa. Prego Daniele. Grazie Bernard, buonasera a tutti. La mia sarà solo una breve introduzione, quindi vorrei focalizzarmi su questo aspetto, cioè il collegamento tra migrazione e sicurezza. È importante, anche magari qualcuno che ha visto l'annuncio di questa diretta non ha subito collegato immediatamente, perché si parla di migrazione di NATO nello stesso convegno. Il nesso tra migrazione e immigrazione e sicurezza è invece fondamentale. Pensiamo a un fenomeno che ha caratterizzato la nostra vita, soprattutto negli anni passati, ma che assolutamente non è sparito, anche se in questo momento l'emergenza è passata, come il terrorismo. Una campagna di violenza, di offensiva terroristica di matrice islamista, dell'Islam politico estremista e jihadista in Europa era impensabile 100 anni fa. L'avessimo raccontato, previsto a un europeo di 100 anni fa, probabilmente si sarebbe messo a ridere. Sembrava una cosa impossibile che soprattutto delle persone provenienti o comunque con cittadinanza europea avrebbero alimentato una campagna così forte, così sanguinosa di attacchi in nome dell'Islam dentro il territorio europeo. Quello che è cambiato, che ha sconvolto tutto, è stato proprio un'immigrazione di massa incontrollata proveniente da paesi musulmani. E fermo restando, va precisato, è giusto e doveroso, che soltanto una piccola minoranza di musulmani partecipano al terrorismo, è vero però anche che tutti i terroristi sono musulmani e l'Islam in Europa, salvo alcune poche eccezioni di territori di comunità storicamente musulmane, la Bosnia o piuttosto che l'Albania, però nei paesi dell'Europa occidentale ci è arrivato tramite questi flussi migratori. Non è una realtà storica, ma una realtà contemporanea. E quindi
l'esistenza di questa fondamentale minaccia alla sicurezza che è il terrorismo jihadista all'interno dei confini europei è proprio una conseguenza dell'immigrazione di massa e del modo in cui è stata condotta e guidata, quindi la mancata integrazione, la mancata assimilazione di coloro che sono giunti e così via. E poi c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare perché si collega con una vicenda che sta accadendo proprio in queste settimane. I tumulti, molti le chiamano le manifestazioni, le proteste, io le chiamerei veramente i tumulti che ci sono negli Stati Uniti, perché abbiamo visto scene di violenza, di saccheggio sistematico in alcune città e di oggi la notizia che in una città come Seattle abbiamo gli estremisti che hanno praticamente conquistato una parte della città, hanno fatto le barricate, si stanno autoamministrando con guardie armate in competizione con lo Stato. Molti commettono lo sbaglio di pensare che quello che sta avvenendo negli Stati Uniti sia un fatto che riguarda esclusivamente la storia americana, che riguarda esclusivamente la presenza della comunità afroamericana, la storia di schiavismo e segregazionismo. Non è così, sicuramente c'è un legame con quello, ma non siamo più negli Stati Uniti degli anni 80, degli anni 90, in cui c'era ancora il razzismo, c'era un problema sicuramente anche con la polizia. Oggi siamo negli Stati Uniti totalmente diversi, siamo quelli in cui un nero come Barack Obama ha fatto due mandati presidenziali, in cui nella stessa città di Minneapolis il capo della polizia è un nero. Un nero e un asiatico erano tra i quattro della pattuglia di polizia che è coinvolta nella vicenda che è costata la vita a George Floyd, cioè la situazione e la reazione dello Stato è stata immediata, questi quattro sono stati licenziati, mandati a processo, incriminati, quindi non siamo più in quel contesto ed è sbagliato chi pensa che siamo in quel contesto, siamo in un'altra situazione che riguarda anche l'Europa, è in una situazione in cui delle frange estremiste di estrema sinistra si mischiano con delle frange invece di comunità che non è pienamente integrata, che non si identifica appieno alla nazione a cui appartiene, per creare questo misto esplosivo di violenza radicale contro l'Occidente, contro la nostra civiltà, la nostra storia. Abbiamo visto tutte le immagini delle statue abbattute, la statua di Churchill vandalizzata sicuramente non ha niente a che fare con la brutalità della polizia negli Stati Uniti. Perché faccio questo discorso? Perché l'immigrazione incontrollata, il crearsi di comunità non integrate, men che mai assimilate in molte città europee, vediamo questo fenomeno più chiaramente in Francia, in Inghilterra, in Germania, che già hanno avuto problemi seri, ma ormai è una cosa che dal 2011 si sta radicando anche in Italia, assieme alla presenza di movimenti di estrema sinistra, di una propaganda di sinistra che demonizza l'Occidente, che accusa la nostra società, la nostra civiltà, la nostra cultura di essere intrinsecamente razzista e quindi in qualche modo di essere ingiusta, di dover essere distrutta. Questi sono gli stessi elementi che ci sono negli Stati Uniti, ci sono anche da noi e che minacciano, non voglio sembrare apocalittico, ma sono convinto di quello che dico, minacciano radicalmente l'esistenza stessa della nostra civiltà in una prospettiva anche di breve periodo, la tenuta delle nostre società e della nostra democrazia. Questi sono, a mio avviso, giusto un paio di esempi su perché l'immigrazione, le migrazioni vanno intese anche in senso securitario e comunque adesso i relatori che mi seguono lo spiegheranno molto meglio in maniera più tecnica di quanto potrei fare io. Grazie Daniele, grazie per il tuo intervento. Passo la parola al dottor Gaiani per raccontarci quali sono state le politiche migratorie adottate dal ministro Salvini, quindi dal precedente governo, e il confronto con altre politiche simili in Europa. E perché poi c'è stato tutto questo, chiamiamolo misunderstanding, ma in realtà anche in Europa ci sono politiche migratorie molto più severe rispetto a quelle dell'Italia e non si capisce il perché solo in Italia dobbiamo avere queste problematiche. Prego Gaiani. Allora, un momento, il volume. Quelli del... Ecco. Mi sentite? Adesso sì. Sì, bene. E certo, paesi come quelli della Mitteleuropa sono molto più al riparo dell'Italia da flussi migratori provenienti dall'Africa, dal Mediterraneo
centrale. Certo, nel 2015 anche lì da quelle parti si sono arrivati quei flussi massicci che i turchi hanno aperto sulla rotta balcanica, ce lo ricordiamo tutti, e che stanno cercando di riaprire anche in questi mesi. Quello che è stato fatto di importante, secondo me, nel periodo del governo precedente a quello attuale, e che sicuramente vede Matteo Salvini come protagonista, è stata una serie di iniziative che hanno scoraggiato, e i numeri lo dimostrano chiaramente, i flussi migratori verso l'Italia. E in un contesto in cui, è bene precisarlo perché spesso questo dibattito è stato fatto anche in diversi programmi televisivi, cioè qualcuno dice: sì, ma Salvini ha dato avanti sulla strada tracciata da Minniti. Attenzione, perché la politica qui ha giocato un ruolo importante. Nel 2017 le previsioni che si fanno di sbarchi in Italia sono le più alte di sempre. Si parla di 200.000 sbarchi previsti all'inizio dell'anno, governo di centrosinistra. E a giugno ci sono delle importanti elezioni amministrative comunali in diverse città d'Italia che vedono il PD subire forti sconfitte, e una sconfitta che viene analizzata in termini politici come determinata proprio dalle politiche migratorie che il PD ha sostenuto con altre forze di sinistra dal 2013 fino al 2017. Non a caso l'iniziativa di Minniti, che si basa su rafforzare, addestrare, equipaggiare la Guardia Costiera Libica perché i libici fermino il più possibile i flussi in partenza, e quindi anche finanziandoli, riduce i flussi, gli arrivi nel 2017 in Italia a circa 120.000 sui 200.000 previsti. Ma è solo nell'ultimo semestre, dopo quella sconfitta politica, che il centro-sinistra capisce che deve cominciare a provare ad arginare, perché ad arginare i flussi, perché su quelli si gioca buona parte del consenso. E le iniziative che ha attuato il ministro Salvini sono di continuazione della politica precedente per quanto riguarda il sostegno alla Guardia Costiera Libica, che l'Italia ha continuato a sostenere e continua tuttora a sostenere con l'attuale governo, ma di un rafforzamento delle iniziative tese a scoraggiare le partenze e a scoraggiare il business dell'accoglienza. Intanto, ce lo ricordiamo tutti, la riduzione delle diarie date alle associazioni e alle cooperative che si occupano di migrazione, che in Italia erano le più alte d'Europa, vennero ridotte da 35 euro al giorno a 21-26 a seconda dei contesti d'accoglienza. E qualcuno dice: ma anche l'attuale governo non ha voluto rimuovere i decreti sicurezza del ministro Salvini. Sì, però li ha aggirati, perché il ministro Lamorgese ha già riportato questa quota diaria a 30 euro al giorno. Ricordo che, per chi è appassionato di questioni umanitarie, che nel momento in cui la diaria vennero ridotte dal ministro Salvini durante il governo giallo-verde, diverse associazioni, onlus e cooperative che si occupavano di migranti fecero dei documenti in cui chiedevano appunto di ripristinare le precedenti diarie, tenendo conto anche del necessario profitto d'impresa. Quindi, se qualcuno si era illuso che l'accoglienza migranti fosse solo una questione di bontà e di buoni samaritani, no, non è così, è business, ci sono documenti di cooperative che lo coprono, ma d'altra parte lo sapevamo tutti. Altra iniziativa importante, di fatto eliminare la protezione umanitaria, il permesso umanitario per chi arriva, che non ha le caratteristiche per chiedere l'asilo, al permesso umanitario, giudicata da molti un'azione barbara, in realtà no, perché vennero i casi specifici venivano tutti esaminati e chi aveva ragioni gravi per ricevere un'accoglienza temporanea la riceveva comunque, ma si scoraggiava l'idea che in Italia chiunque arrivasse potesse ottenere una forma di protezione, quindi la garanzia di poter restare qui. Tra l'altro la partenza fu molto positiva di questo periodo, me lo ricordo bene, perché, se ve lo ricordate anche voi, immagino anche il Movimento 5 Stelle aveva fatto una campagna elettorale nel 2018 con queste immagini del mare privo di barche, dicendo appunto in cui si poneva in una posizione di contrasto all'immigrazione illegale e di fermare questo tipo di flussi. E poi nei decreti di sicurezza c'era molto di più, c'è l'aumento dei l'ampliamento dei reati per cui non si poteva, se si aveva ottenuto l'asilo lo si perdeva e non lo si otteneva se lo si aveva chiesto,
E c'erano anche diverse iniziative nel secondo decreto, il bis, che hanno fatto arrabbiare soprattutto il vasto mondo che appartiene a una lobby ben precisa e molto potente, che è quella delle ONG. Cioè, la definizione del fatto che una nave dell'ONG o di qualunque tipo che soccorre immigrati illegali fuori dalle acque di competenza italiana per la ricerca e soccorso, quindi nelle acque di competenza maltese, tunisina, libica, non può entrare nelle acque italiane se non con il permesso, e se lo fa violando il permesso può essere sequestrata, il equipaggio messo in galera. E su questa vicenda si fu un confronto molto duro anche con gli alleati allora di governo, che nelle ultime fasi, voi ricorderete, chi l'onorevole Bonfrisco lo sa bene, chi ha seguito la campagna elettorale delle europee si ricorda che i 5 Stelle la fecero tutta contro i loro alleati della Lega, quindi insomma non sembrava neanche che fossimo, che i due partiti fossero al governo insieme. E ricordo che questo anche al Ministero dell'Interno, dove allora io facevo il consigliere del ministro Salvini, destò qualche perplessità. Ricordo anche successivamente, quando nacque il governo attuale, e questo per dare un po' l'idea anche di come le iniziative di Salvini, che oggi molti cercano di sminuire, ebbero un peso politico rilevante, ci fu un ministro del Movimento 5 Stelle, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, che nel rivendicare il diritto, la pretesa di avere un altro ministero con l'attuale governo, vantò il merito di aver ostacolato più di chiunque altro proprio Matteo Salvini, che in realtà era un alleato in quel governo precedente. Quindi, insomma, questo lo dico perché sono aneddoti, a volte ci possiamo anche scherzare sopra, riderci sopra, però danno la misura di come quelle iniziative abbiano veramente fatto la differenza, e creando un calo dei flussi molto importante. Vi do solo qualche numero perché è importante anche vedere i numeri. Nel 2018 sono arrivati, fino a maggio, il governo giallo-verde si insediò a inizio giugno, quando si insediò erano già sbarcati quasi 14.000 persone, 14.000 clandestini nei primi 5 mesi dell'anno. Nei mesi successivi, entro dicembre, ne arrivarono in totale 23.000, quindi vuol dire che nei 7 mesi di governo giallo-verde con Salvini ministro dell'Interno ne sbarcarono molti meno di quanti ne erano sbarcati nei primi 5 mesi. Nel 2019 ci sono stati 11.500 sbarchi, ma voi ricorderete che la crisi del governo giallo-verde comincia a inizio agosto e il nuovo governo si insedia a settembre. Beh, quando si insedia il governo attuale, gli sbarchi sono stati dall'inizio dell'anno, da gennaio a settembre, circa 4.000. Quindi un terzo di tutti quelli sbarcati in quell'anno. Gli altri due terzi arrivano fra settembre e dicembre. Questo perché lo voglio sottolineare? Perché chi si occupa di immigrazione, seguendo anche i trafficanti e quello che si muove al di là del Mediterraneo, sa benissimo che i trafficanti libici, come anche i tunisini e in misura minore algerini, vendono il loro biglietto più facilmente quando riescono a convincere il clandestino che di là c'è l'occasione di essere accolti. E infatti, quando cade il governo giallo-verde, i flussi aumentano perché c'è una maggiore consapevolezza e c'è un'accoglienza diffusa che qualcosa è cambiato, non c'è più Salvini, ci sono anche interviste che lo confermano. Quindi questo per dire che cosa, e concludo, che le politiche di chiusura agli sbarchi illegali si possono attuare anche senza arrivare a fare, come faceva prima, tu citavi l'esempio dell'Australia, i respingimenti come ha fatto sempre l'Australia, e come fa oggi Malta e come fa oggi anche la Grecia, che sta anche di aspettare un'Europa che a chiacchiere dice sì, condividiamo, diamo una mano, ma poi, voglio dire, qualunque tipo di condivisione non ha nessun senso, perché l'unico obiettivo che dovremmo perseguire, e che se credo un futuro governo di centrodestra, centrosinistra non lo farà mai, dovrebbe perseguire, è la politica dei respingimenti. Chiunque arrivi deve essere riportato in Libia, non per finire in un lager o in una prigione libica, ma per essere consegnato alle agenzie dell'ONU, che sono presenti in Libia anche grazie ai soldi che l'Italia stanzia, molti milioni ogni anno, e che li rimpatrino. Questo è l'unico sistema per scoraggiare le partenze, perché nessuno rischierà più la vita e metterà i suoi risparmi in mano ai trafficanti
se avesse la consapevolezza che comunque non arriverebbe mai in Italia, perché se anche lo ferma una nave italiana o maltese viene riconsegnato alla Tunisia, all'Algeria o alla Libia. E questa politica, che non si poteva attuare in un governo di coalizione come quello precedente, in cui la Lega era forza minoritaria, ma che credo dovrebbe essere invece messo nel programma di un futuro governo di centrodestra, è anche l'unica politica che può salvare vite umane, perché scoraggiando le partenze non ci si mette in mano a trafficanti senza scrupoli e non si rischia di avere così tanti morti. Grazie, grazie mille. Ecco, è importante sottolineare questo, che chiaramente meno ne partono irregolarmente e meno morti ci sono, non solo in mare ma anche in Italia, perché ricordiamoci che anche in Italia qualcuno è morto per mano di qualcun altro, quindi tutto ciò che ne consegue. E soprattutto oggi non vediamo queste ONG stracciarsi le vesti o qualcos'altro per gli immigrati che vengono da paesi più in difficoltà. Quindi evidentemente, insomma, è confermata la linea per quasi tutti del business di questo ambito qua. Onorevole Bonfrisco, allora, ci racconti le politiche adottate dalla NATO e lo scopo delle sue basi. A me viene sempre in mente il Kosovo, perché il Kosovo, insomma, è una parte, diciamo, albanese di quella che fu la Grande Albania, e quella nacque per un preciso scopo, non solo migratorio ma anche di sicurezza. Ecco, ci racconti lei, che vive in prima persona queste politiche, cosa stanno facendo, cosa c'è in mente di fare e quali sono le prospettive? Particolare attenzione tutti gli interventi, perché hanno contribuito a formare, no, quell'ampio spettro, quella specie di caleidoscopio che è fatto appunto di molti colori, che vanno sempre colti anche nelle loro sfumature, che poi è per noi la sicurezza nazionale di tutti i giorni. Noi abbiamo, per le cose che ha detto prima benissimo Gianandrea Gagliani, una strettissima correlazione tra ciò che accade attorno a noi, in quello che l'Europa chiama il suo vicinato, e quello che accade in casa. Siamo come una piattaforma, no, nel Mediterraneo. Questo ci ha avvantaggiato in altre epoche, punto di approdo più vicino, più immediato. Ma questo avrebbe dovuto nel passato caricarci anche di una grande responsabilità nel far tra le risorse del nostro paese, investire in formazione, in cultura, in politica, in iniziative economiche, per svolgere un ruolo che fosse quantomeno allineato al fatto di essere comunque fisicamente, geograficamente una piattaforma. Cioè, noi abbiamo quindi la collocazione geografica che ci impone una straordinaria attenzione a questo fronte, a questo versante, ma non l'abbiamo mai esercitata, quantomeno negli ultimi. Forse sì, e infatti a questo sono ascrivibili altre stagioni del ruolo internazionale dell'Italia, che però non si sviluppano più da almeno 20-30 anni probabilmente. Questo è uno dei motivi per cui, se ricordate, nel passato si è sempre considerata, e ancora oggi qualcuno ha questo, al riparo dal rischio terrorismo, come prima Scalea lo ha descritto, no, così bene, proprio in virtù di queste sue relazioni internazionali col mondo arabo, che in qualche occasione hanno creato anche fortissime tensioni con quel sistema atlantico
del quale facciamo parte e che è per noi un valore imprescindibile. Tutti ricordiamo cosa è stata Sigonella, no? E quali ripercussioni ha avuto sul nostro paese o comunque su quello scenario. Ma l'atlantismo italiano non può essere messo in discussione da nessun incidente, da nessun piccolo grande errore di valutazione, perché sta nel cuore dei valori della NATO e il contributo del nostro paese e l'adesione del nostro paese a quel sistema di valori. L'Europa ne è una parte, ne è stata una parte, la NATO è sempre più europea e noi questo dobbiamo considerarlo, perché abbiamo una NATO proiettata verso l'esterno, non più solo nel bacino atlantico. Il ricordo del Kosovo che Leone ha ricordato così bene prima è legato a uno dei grandi dolori e uno dei grandi fallimenti. E non ci fossero stati gli americani in quel contesto, l'Europa avrebbe continuato a piangere lacrime molto amare sulla sua incapacità di trovare una sintesi pacifica. Quello era uno dei segni della incapacità europea ad essere un soggetto politico, no? A tutti gli effetti. E come vedete, ancora oggi stenta molto ad assumerne le vesti. La presidenza di questa nuovo corso europeo in capo a Ursula von der Leyen avrebbe l'ambizione di poterlo essere. Tant'è che Ursula von der Leyen, essendo stata anche ministro della difesa tedesco, ecco, consentitemi una piccola parentesi, non c'è solo la proiezione della NATO verso l'esterno o verso nuove realtà, come è stato l'Afghanistan, che Gian Andrea Gaiani conosce benissimo, o come potrebbero essere anche altri interlocutori che possano guardare con attenzione alla NATO e che noi dobbiamo favorire in tutti i modi, pensate all'Australia, ad altre realtà del mondo, visto, no, l'avanzare di questo soggetto internazionale che è sempre in bilico tra l'essere un'opportunità e l'essere una minaccia per il mondo occidentale, qual è la Cina, come la NATO oggi debba sempre di più guardare anche da quella parte. Nel frattempo ha rafforzato il suo ruolo in Europa, è come se a quel muro che è caduto, no? Quei paesi dell'est nell'aderire alla NATO abbiano costruito qua un muro portante di difesa e di sicurezza, e io così la voglio interpretare, guardando anche all'ulteriore allargamento possibile, sempre sulla scia della NATO, che poi porta direttamente dentro l'Unione Europea, come alla Macedonia del Nord, all'Albania. La nostra nuova frontiera per fare che cosa? Intanto per ricordarci della storia, no? E quanta storia è passata da là. E anche per avere un fronte immediato, questo lo dico soprattutto all'esperto Gaiani, un fronte immediato di postura corretta nei confronti della Turchia, che rischia di diventare sempre di più un rider pericoloso. Ecco, la NATO quindi, l'ha detto bene prima Caliendo, sì, è la difesa militare, è la cooperazione militare, è la sicurezza che passa appunto dalle organizzazioni militari, ma è anche capace, dovrà esserlo, in questa nuova fase, no, di riequilibri o di nuovi equilibri geopolitici del mondo, per l'irrompere della Cina così rapido e forte, molto assertiva la Cina, no? È una che si impone, la Cina, che entra
nelle questioni economiche, nella vita. Nel nostro piccolo è accaduto anche a noi, ecco, poi noi siamo, diciamo così, rispetto al quadro di riferimento cinese, allo sguardo cinese, noi siamo una cosa piccola, ma preziosa però per loro, no? Per entrare nel sistema economico europeo. Beh, la NATO forse, ancora una volta, perché già è successo questo, ancora una volta deve poter ritrovare, contando sulla collaborazione, capacità anche politica di stare accanto ai paesi che compongono la sua alleanza anche sul piano economico, perché come ci ha ricordato Stoltenberg proprio pochi giorni fa, la difesa della democrazia ed è un'emergenza della sicurezza con la difesa. Io così penso si possa tenere in ordine le cose, se abbiamo chiaro che la difesa della nostra democrazia, così come di tutto l'Occidente non solo e non solo, pensiamo ad Hong Kong, la difesa dei valori della democrazia e dello Stato di diritto sulla base degli accordi internazionali riconosciuti, beh, quello è il compito di tutti noi. E degli stati membri che dentro la NATO oggi è bene che comincino a pensare a come rinvigorire quelle politiche. Grazie onorevole. Più risorse a ciò che è il nostro contributo alla NATO, il contributo di tutti. Grazie, grazie mille. Dottor Gagliani, lei che ha vissuto in prima persona, insomma, gli strumenti e le modalità, e ha creato anche, ha consigliato a creare politiche che migliorino i flussi migratori e mettano in sicurezza questi flussi migratori. Come si fa non solo a bloccare questi sbarchi, ma a far sì che questi sbarchi non ci siano proprio queste partenze, non ci siano le partenze sia dai primi paesi di partenza e sia dai paesi di imbarco, chiamiamoli così, che sono appunto la Libia, ha ricordato la Libia, la Tunisia e l'Algeria e in parte anche il Marocco. La base alla quale da noi arrivano persone che scappano dalla guerra o che scappano da carestie è un po' una sciocchezza. Io anni fa sono stato in Niger a vedere proprio i flussi in partenza. Il Niger è uno dei 3 paesi più poveri del mondo e devo dire che la gran parte dei nigerini andavano a lavorare in Libia, non volevano venire in Italia perché in Libia trovavano da lavorare e potevano arrivare, tornare a casa dalle loro famiglie molto più comodamente e molto più economicamente. Voglio fare un esempio concreto, attuale. Dall'inizio dell'anno sono sbarcate 5.500 circa immigrati clandestini. Siamo lontani dai grandi numeri del 2015, 16, 17, per fortuna. Però sono più del doppio di quelli che erano sbarcati l'anno scorso con l'altro governo nei primi mesi, nei primi 5, i primi 6 mesi, 5 mesi e mezzo dell'anno, diciamo così. Di quelli che sono sbarcati quest'anno, più di un migliaio, più del 20% sono bengalesi, vengono dal Bangladesh. Allora non pensiate che questi partono dal Bangladesh con le carovane per arrivare in Tripoli, prendono il volo charter per Tripoli, 1.200 euro circa, a Tripoli aggiungono altri 2 o 3.000 per il passaggio barca e sono in Italia. Allora questo è un trasferimento non si può neanche parlare di esodo, è un trasferimento organizzato illegale di persone, che è come quello che arriva, come i flussi che arrivano in Friuli dalla Bosnia, passando da Croazia e Slovenia. Croati e sloveni li lasciano passare perché sanno che quando arriveranno in Italia, l'Italia non li rimanderà indietro, ma li accoglierà. Allora, i flussi migratori spesso sono una grande presa in giro, nel senso che noi accogliamo, per lo più quest'anno sono arrivati marocchini, bengalesi, tunisini, persone che non hanno nessun titolo per chiedere asilo e che in molti casi verranno rimpatriate, perché tunisini e marocchini solitamente vengono rimpatriati in base agli accordi, ci vorrà del tempo ma vengono rimpatriati.
Allora, innanzitutto il principio fondamentale deve essere ripristinare il concetto che lo Stato è sovrano e che i confini vanno difesi. Vanno difesi se ti attacca il nemico bellicoso, vanno difesi in base al principio che chi non ha i documenti in regola a casa mia non entra. Sembrano principi, una volta erano principi basilari per qualunque Stato, erano le fondamenta di un qualunque Stato. Oggi sembra di dire delle cose orribili, perché c'è un sistema culturale che si basa sulla dittatura del politically correct che mistifica le cose. Perché i respingimenti sono illegali? Poi chiunque li ha fatti, nessuno, non gli è successo niente. L'Australia li ha attuati, i turchi qualche mese fa hanno raccolto un barcone di migranti con la loro nave da guerra e l'hanno riportata in Libia. Non hanno subito sanzioni da parte dell'ONU, come non le subisce in questo momento la Grecia né Malta. Perché si considera che c'è il dovere di soccorrere in mare le persone, e questo è sacrosanto. Ma non si può continuare a confondere chi va per mare per sport, per lavoro, perché è un pescatore o per qualunque ragione e ha un sinistro e affonda, e con chi invece prende imbarcazioni pagando dei trafficanti per entrare illegalmente in un altro paese. Questo equivoco va risolto. E va risolto in base a che cosa? Al principio che ogni Stato è sovrano, difende la propria sovranità e difende i propri confini. Quindi la soluzione che io trovo da anni, dal 2013 che ho teorizzato questo concetto dei respingimenti assistiti, anche in un paio di libri, e Daniele Scalea lo sa perché ne abbiamo parlato a lungo insieme, è credo l'unico principio che abbia un senso, e cioè si raccolgono tutti in mare, perché non si deve lasciare la gente in mare a rischiare di morire, chiunque essi siano, e si riportano da dove sono partiti. Ma la Libia non è un porto sicuro, si dice. Beh, non è un porto sicuro, ma è un porto sicuro in realtà, perché se voi pensate che non lo dice mai nessuno, che negli ultimi 3 anni le organizzazioni dell'ONU hanno rimpatriato nei loro paesi di provenienza, dalla Libia, dall'aeroporto Mitiga di Tripoli, quasi 50.000 immigrati illegali che la Guardia Costiera Libica aveva riportato indietro, quindi è un porto sicuro. La sicurezza la si può garantire a queste persone, lo potrebbe fare l'ONU, lo dovrebbe fare l'ONU. Tra l'altro adesso in Libia la soluzione militare, la vittoria militare dei turchi ha stabilizzato la Tripolitania. Non è una bella notizia, perché noi sappiamo bene che la Turchia ha sempre utilizzato lo strumento dei migranti per ricattare l'Europa, lo ha fatto sulla frontiera, sulla rotta balcanica. Oggi che i turchi hanno il controllo totale della Tripolitania, perché hanno aiutato il governo di Tripoli, che aveva chiesto aiuto anche noi non l'abbiamo fatto, adesso la nostra influenza in Tripolitania è molto limitata e quella Turchia è il vero padrone della situazione. Se i turchi domani decidessero di rilanciare il ricatto sui migranti sull'Europa, non avrebbero a disposizione solo la rotta balcanica sui loro confini, ma anche quella dell'Europa centrale che punta direttamente sull'Italia. Non a caso Malta recentemente ha rinnovato gli accordi con Tripoli sostenendo che gli accordi si basano sul fatto che chiunque venga fermato poi viene riconsegnato alle autorità libiche. Cosa che l'Italia non sta facendo. Quindi rischiamo di diventare di nuovo il ventre molle di questo fronte dell'immigrazione. Anche perché, vedete, quando le coste della Tripolitania sono state in mano in buona parte alle milizie di Haftar, tutti i trafficanti vennero messi in galera. Ad esempio in particolare quelli di Sabratta, una delle città costiere della Tripolitania da cui sono partiti sempre grandissimi flussi. Quando i turchi con le milizie di Tripoli hanno riconquistato quei territori, la prima cosa che hanno fatto è liberare dal carcere i trafficanti di esseri umani. Il 30 aprile Sabratta viene riconquistata dai turchi e dai tripolini, il 2 maggio arriva a Lampedusa il primo barcone proveniente da Sabratta. Haftar certo non è uno stinco di santo, però bisogna riconoscergli che dalle coste della Libia che lui controlla non è mai partito un solo barcone, un solo gommone. È il controllo della sicurezza e tra l'altro la sicurezza in generale per i cittadini è molto ben garantita, tutta la Cirenaica ad esempio. Così. Allora, le soluzioni io credo che siano soltanto queste, ed è assurdo continuare a ragionare, prima l'onorevole Bonfrisco parlava della NATO, io credo che ci sia un punto in comune fra NATO ed Europa, cioè che l'approccio italiano da tanto tempo verso queste organizzazioni non è un approccio attivo, propositivo,
un approccio in cui noi diciamo, vabbè, un grande condominio, tanti problemi che erano nostri adesso sono condivisi. Non è così. La NATO come l'Unione Europea sono spazi, sono, voglio dire, campi di battaglia, ma sono spazi di manovra in cui ognuno cerca di aumentare o guadagnare influenza sugli altri, in termini economici, geopolitici, anche militari. Quindi se la NATO, non ci dimentichiamo che è la causa, insieme all'America di Obama e alla Francia di Sarkozy, del disastro libico che ci ha portato 750.000 migrati illegali. Pensare alla NATO che torna in Libia, a me francamente mi vengono i capelli dritti che non ho, perché cioè, sarà preoccuparsi, perché la NATO l'ha provocato quel disastro. Allora, quello che noi dobbiamo aspettarci e dovremmo organizzarci, però ha ragione l'onorevole Bonfrisco, è di essere protagonisti dentro la NATO e la UE per la soluzione dei problemi. Non dire, beh, i migranti arrivano, però l'Europa deve condividerli con noi. No, noi li riportiamo indietro, perché se anche noi continuiamo a fare, ammesso che la condivisione funzioni, non ha mai funzionato, perché voi sapete che i ricollocamenti non hanno mai funzionato, ma se anche funzionassero, beh, aumenterebbero i flussi, perché molti degli immigrati clandestini che arrivano a Lampedusa non intendono restare a Lampedusa o a Malta, vorrebbero andare in Svezia, in Germania. Se li ricollochi in Svezia e in Germania e loro le notizie le ricevono, non vedono l'ora di partire. Quindi qualunque tipo di accoglienza aumenterà i flussi, solo i respingimenti assistiti, che tutelano la vita e tutelano la garanzia di rimpatrio di queste persone, scoraggeranno le partenze. Perché se i flussi continuano ad aumentare, e qui mi riallaccio a quello che diceva Daniele Scalea prima, noi aumentiamo le sacche di disagio sociale e le sacche di fuorilegge, i contesti fuori controllo della legge e della sicurezza dentro il nostro paese. La Svezia ha quasi 60 no-go area, aree urbane dove la polizia non entra. La Germania ne ha, la Francia ne ha centinaia di queste aree. Quindi l'immigrazione è un problema di sicurezza, sotto tutti i punti di vista. Cominciare a considerarlo come tale potrebbe essere il primo passo per imbastire una consapevolezza politica, io spero anche condivisa, al di là di un'area di centrodestra o di un'area politica limitata, che in ogni caso non avremo nessuna possibilità di poter dare a tutte queste persone un livello di benessere tale da consentire un'integrazione che in molti casi non cercano neppure. E questo non vale solo per l'Italia, perché le banlieue francesi islamiche non cercano integrazione. Voglio dire, c'è un problema di... E poi in questo momento aggiungo un ultimo dettaglio che non mi pare secondario. Noi abbiamo adesso, stiamo già affrontando una situazione di difficoltà economica senza precedenti. Le stime della UE dicono, la Commissione UE, che l'Italia sarà il paese che avrà il crollo di PIL più alto, meno 9,5%, speriamo si sbaglino, ma o che non sia anche più alto. E avremo, già negli ultimi anni abbiamo raddoppiato il numero di poveri, che potrebbe salire di molto già da qui a dicembre. Allora, fare politiche di accoglienza, di immigrazione illegale, o sanatorie nel momento in cui ogni risorsa dovrebbe essere dedicata ai cittadini italiani, non è una politica, diciamo, settaria, non vuol dire discriminare gli stranieri, vuol dire dire prima agli italiani, che non mi sembra uno slogan vuoto ma pieno di significato, ma significa che tutelare i cittadini innanzitutto vuol dire garantirsi o cercare di limitare i rischi che un disagio sociale molto forte degeneri in gravi problemi di sicurezza, perché ha ragione Scalea, quello che accade in America, che ha ragioni profondamente politiche a mio avviso e spesso anche di disagio sociale, perché quando mi parlano di rivolte contro il razzismo poi vedo persone che scendono da macchine da $50.000 e vanno dentro una vetrina sfondata di un Emporio Nike ed escono con delle scarpe, non mi pare una rivolta contro il razzismo, mi pare un saccheggio. Però questi problemi ci sono anche in Europa, hanno diverse matrici, con diverse forze che hanno interesse a soffiare su queste matrici, che siano di tipo razziale o di tipo etnico o religioso. E quindi qualunque possibilità abbiamo di smorzare le tensioni sociali nel nostro paese, farlo significa garantirci anche contro rischi di disordini che potrebbero essere veramente importanti, perché in futuro
dovremmo prepararci ad attenderci anche a situazioni di disagio sociale e di povertà molto più diffuse di quanto possiamo immaginare o di quanto è stato finora. Quindi l'immigrazione ancora di più, il controllo dell'immigrazione illegale deve essere un tema di sicurezza al centro dell'attenzione per qualunque tipo di governo, perché chi finge che non sia un problema, poi il problema gli esploderà in faccia, e esploderà in faccia a tutti noi, credo. Grazie, grazie mille. Riprendendo alcuni spunti, chiaramente prima gli italiani, perché l'Italia è fatta dagli italiani, ma non scordiamoci che ci sono tanti immigrati regolari che lavorano dalla mattina alla sera, che sono anche loro penalizzati da una situazione del genere, perché chiaramente loro, essendo ben integrati sul territorio, anche loro soffrono questa problematica. Tornando invece al discorso della NATO, oggi più che mai, appunto, riprendiamo il discorso della Turchia, che ormai si è presa sia il lato est delle migrazioni, sia il lato sud delle migrazioni, sostanzialmente. Ecco, onorevole Bonfrisco, la NATO in questo ambito potrebbe intervenire. Chiaramente, come diceva il dottor Gaiani, dovremmo avere più influenza dentro la NATO, quindi presentarci come governo, intendo, all'interno di questo consesso, invece di non andarci o mandare, non so, l'ultimo dirigente o l'ultimo funzionario a partecipare a questi consessi e chiaramente non essere poi considerati, perché di questo poi parliamo. Ecco, secondo lei, cosa dovremmo fare noi come Italia, come politica italiana, nella NATO, per poter anche coinvolgere la NATO in questa realtà che giustamente il dottor Gaiani diceva ha distrutto all'epoca? Perché? Perché ha fatto gli interessi dei francesi per la maggior parte. Mentre oggi la NATO cosa potrebbe fare per noi, visto che anche la Turchia è membro della NATO? Un problema. Aspetti. Come? Adesso si sente. Ok, dicevo, anche l'Italia è membro della NATO da più tempo della Francia. La Francia, che De Gaulle non accettò, no, di far parte della NATO, perché si sentiva in grado di svolgere il proprio ruolo nel mondo anche dal punto di vista militare, senza dover, diciamo così, sottostare a una cooperazione. Poi, quando entra nella NATO, la Francia ottiene, no, questa apertura di credito da parte di Obama, lo ha ricordato prima Gaiani benissimo. Disastri della politica estera di Obama, chissà quanti anni ancora ci vorranno per poterli rimediare, ragazzi. La combinazione Obama-Clinton per l'Europa è stato un'ecatombe, perché quel Medio Oriente è stato tutto fibrillato dalla politica sbagliata degli americani dell'epoca. Le primavere arabe, l'avete visto, lo abbiamo visto tutti che cosa ci hanno lasciato, cosa hanno determinato. Paesi interi, preda della brutalità e del medioevo dell'islamismo radicale, no? La Libia cosa è diventata? Questo è diventato. La Libia non è più un paese. In Libia c'è il Medioevo, che continuerà ad utilizzare la bomba migratoria per crescere nel proprio ruolo, no? Quello che sta facendo la Turchia. Certo. Lo ha fatto perché glielo ha concesso la Germania, regalandogli, no, i 6 miliardi di euro dell'Unione Europea per tenere lì buona una situazione. Se lo va a fare in Libia perché ha visto che funziona e che rende, e quindi ha detto, beh, aspetta che ci allarghiamo un po', perché poi le sue mire sulla Siria, perché poi le grandi vecchie questioni, come dimostrano anche gli interventi di Gian Andrea Gaiani, questo insieme di politiche, no? La storia della politica estera e delle relazioni internazionali, che non è semplice tutto ricondurre a pochi schemi, ma a noi deve essere chiaro: la situazione in cui ci troviamo,
e lo abbiamo detto qual è il contesto, dalla Cina fino ad arrivare alle cose più vicine a noi, questo è il contesto, noi non possiamo più fare i figli dei fiori. Questo è un paese che negli ultimi anni ha fatto i figli dei fiori, per cui gli altri dovevano sfangare situazioni difficilissime, lo abbiamo ricordato prima, se non arrivavano gli americani all'epoca, un altro genocidio? Questa poi è l'Europa, non ce lo dimentichiamo, il posto al mondo dove si sono fatti più genocidi. E il pericolo oggi che ci viene dagli esiti della politica estera di Obama e della signora Clinton sono per noi tanto quanto pericolosi. Dobbiamo investire in sicurezza, dobbiamo investire in politiche per la sicurezza come quelle che ha fatto Matteo Salvini quando è stato al governo e in politiche di difesa come quelle che non fa più nessuno da tanti tanti anni. Noi abbiamo soggetti, partiti politici, non so se chiamarli partiti o come chiamarli, ma comunque noi abbiamo ancora chi crede che la spesa militare sia da abolire. E vedo una deriva pericolosa anche negli Stati Uniti, quando ascolto il sindaco di Minneapolis, no, che si rende disponibile ad abolire la polizia, io mi domando in questa vicenda dove davvero la questione del razzismo probabilmente è la meno rilevante, in questa vicenda si stanno mettendo in discussione i capisaldi dello Stato di diritto e della legalità. E io sono d'accordo con Trump, è il primato dello Stato e della sua legalità, perché sennò davvero qua tutti possiamo, ancora di più ci deve insegnare che in Italia, NATO, dove i paesi europei si stanno attrezzando sempre di più a svolgere il ruolo che prima Gaiani diceva, la Polonia, la Repubblica Ceca, per non parlare della Germania, che un po' alla volta, con la sua tenacia, la sua costanza, dentro la NATO sta diventando un soggetto particolarmente importante. Noi che abbiamo una storia militare particolare, unica al mondo probabilmente, no? Perché combiniamo insieme la competenza e il valore e la generosità dei nostri uomini, il loro carattere, il loro essere italiani nel mondo che li fa amare da tutti. No? Perché ci chiedono gli americani di avere i militari italiani? Perché noi siamo il secondo contingente all'estero dopo gli Stati Uniti? Perché i nostri militari sono i migliori del mondo. Ecco, non abbiamo le risorse adeguate per accompagnare questi uomini e queste donne che sono tra i più bravi al mondo nello svolgere quel ruolo di difesa fuori dai confini nazionali, nelle missioni di pace che portano pace e che garantiscono la nostra democrazia e la nostra libertà. Se non lo facciamo adesso, noi perderemo l'ennesima occasione per stare tra i grandi paesi del mondo. E allora, come è accaduto sulla Libia, dovremo accettare il fatto che altri decidano chi sta a quel tavolo. Noi da quel tavolo siamo usciti da qualche anno ed è una grande ferita per il nostro paese. E io non mi scordo chi sono stati i nostri nemici. Concorrenti, la Francia innanzitutto. E oggi quando forza, ecco, io penso che noi dobbiamo rinsaldare sempre di più, lavorare sempre di più all'alleanza con gli Stati Uniti, perché quella politica di Obama e quella scelta a favore della Francia non si ripeta mai più. Grazie onorevole, grazie mille. Siamo grazie quasi all'oretta, dobbiamo chiudere purtroppo, con molto piacere saremmo andati alla lunga, però evidentemente ognuno di noi ha i suoi impegni ed evidentemente non tutti poi riescono a seguirci. Siamo quindi ai saluti finali, vi ringrazio tutti
gli oratori che hanno partecipato. E ringrazio anche il Centro Studi Machiavelli che ci ospita. E vi lascio con un'osservazione pratica di un Papa, non vi dico il nome, si trova agevolmente su internet, dove in sostanza invita la politica a governare le migrazioni. Dice questo Papa: un approccio prudente da parte delle autorità pubbliche non comporta l'attuazione di politiche di chiusura verso i migranti, ma implica valutare con saggezza e lungimiranza fino a che punto il proprio paese è in grado, senza ledere il bene comune dei cittadini, di offrire una vita decorosa ai migranti, specialmente a coloro che hanno effettivo bisogno di protezione. Inoltre, riprendendo quanto disse il Papa Giovanni XXIII, al secolo il Papa Buono, e qua lo sottolineo in grassetto proprio, occorre garantire che i popoli che li accolgono non sentano la minaccia della propria sicurezza, la propria identità culturale e i propri equilibri politico-sociali. D'altra parte, gli stessi migranti non devono dimenticare che hanno il dovere di rispettare le leggi, la cultura e le tradizioni dei paesi in cui sono accolti. Il Papa Buono era questo, ripreso da un Papa, da un altro Papa. Ecco, è agevole trovare sul web appunto chi sia questo Papa, ed è bene soprattutto sottolineare come l'Italia abbia da secoli le porte spalancate verso i migranti, soprattutto verso quelli che hanno più bisogno di protezione. Grazie a tutti, buona serata e a presto. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci.